Nella giornata di lunedì 24 gennaio non era rincasata dopo il lavoro e suo compagno ne aveva denunciato la scomparsa su Facebook. Purtroppo le ricerche di Silvia Cetto, la 35 anni educatrice della scuola dell'infanzia a Motta dei Conti nel Monferrato, residente nel Vercellese, si sono concluse nel peggiore dei modi. Il corpo senza vita è stato trovato ieri mattina nell'abitacolo della sua auto, finita nelle acque del Cavo Lucca lungo la strada provinciale 7 a Livorno-Ferrari. Forse Silvia è stata colta da malore, anche se non esclusa la distrazione alla guida. La macchina sarebbe uscita di strada per poi finire nel canale. Tra le ipotesi anche quella della scarsa visibilità nella giornata di lunedì. Nella zona era presente una fitta nebbia. I vigili del fuoco hanno recuperato il corpo della 35enne con un autogru. Le indagini per capire cosa sia accaduto esattamente sono affidate ai carabinieri. Sul corpo è stata disposta l'autopsia, che dovrà stabilire le cause del decesso.